Maurizio Lacrimini, presidente della Baldaccia Bruni Anghiari, come sempre la stagione si conclude con una bella cena tutti insieme per festeggiare e comunque vada per ritrovarsi. Sì, questa ci voleva proprio, si è fatta un pochino tardi, ma io nel mese di maggio ho sempre tanti impegni di lavoro e purtroppo l'abbiamo posticipata negli ultimi giorni, però l'importante è ritrovarsi tutti insieme. E niente, va bene così, e se fa questa cena poi da qui ripartiremo per i programmi per il prossimo anno. Prima di guardare al futuro, doveroso fare un bilancio di quello che è stato una stagione nel complesso positiva con i playoff, anche se c'è stato quel sogno cullato per gran parte della stagione. Ma i nostri obiettivi non erano la Serie D sicuramente, però se ci trovavamo lì non ci si tirava indietro. E purtroppo dalla grande stagione che abbiamo fatto si può pensare a una piccola delusione finale, però se a mente fredda diciamo che abbiamo fatto una stagione straordinaria perché i ragazzi secondo me hanno dato tutto, tutto, tutto. All'ultimo erano proprio niente, anche l'ultima partita dei playoff l'ho visti uscire dal campo che appena camminavano, vuol dire che sono stati straordinari. Hai detto da qui getteremo le basi per il futuro, futuro che sarà non più con Marmorini. No, abbiamo parlato, anzi ha parlato col direttore sportivo e niente, consensualmente dice io voglio cambiare aria e anche noi volevamo, praticamente siamo stati di intesa perfetta tutte e due le parti. Possiamo dire comunque che sono state due stagioni positive con Simone Marmorini alla guida della Baldaccia. Ma io penso che un allenatore così, con i suoi pregi e i suoi difetti, però a livello calcistico ad Anghiari non ci sia mai stato. Non ci siamo stati sia con i pregi che con i difetti, perché Marmorini, secondo me, se io gli auguro di andare a allenare nelle società molto, molto più importanti della Valdaccio, anche nei professionisti, dovrà tenere atto anche dei consigli che ha preso dalla nostra piccola società, perché secondo me un po' di esperienza a livello non calcistica ma caratteriale gli manca ancora. Io l'ho detto anche un minuto fa che un allenatore calcisticamente come Marmorini, che quest'anno dove si andava ci hanno fatto degli applausi per come giocava la squadra e anche noi insomma, abbiamo visto che vedere la Baldaccio giocare bene così non l'ho mai vista. Da domani al lavoro quindi per cercare fin da subito una nuova guida tecnica. Siamo al lavoro per formare una nuova squadra. Poi si farà anche con la guida tecnica, tanto noi siamo una società umile, purtroppo bisogna guardare molto 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 al bilancio e intanto si cerca di tenere i nostri pezzi pregiati che facciano da chioccia ai giocatori più importanti, ai giocatori più giovani che arriveranno a far parte, una buona parte del nostro settore giovanile e un'altra parte delle zone limitrofe che cercheremo di trovare, insomma. Sono giorni speciali perché lei festeggia i 60 anni proprio in questo periodo, quindi innanzitutto auguri e poi ovviamente altri 60 anni con la Baldaccia. Ma io ho detto scherzando oggi con il mio dipendente, dico, non vi credete di liberarvi di me perché io voglio campare altri 60 anni, sicché sono a metà strada e no, a parte gli scherzi, io mi sarebbe tanto piaciuto quest'anno festeggiare il mio 60° compleanno con una bella promozione, però ci riproveremo il prossimo anno. Però la nostra vittoria è anche arrivare quintultimi per la Baldaccio, non è solo arrivare primi. Giusto ribadire che la maglia biancoverde rappresenta una seconda pelle. No, io ho il sangue biancoverde, non ho la maglia. Per me è un colore speciale, io sono molto affezionato alla Baldaccio, ma soprattutto ad Anghiari, perché ogni cosa che fanno ad Anghiari con piccole cose, ma partecipo a tutte, a tutte, a tutte, a tutte. E con poco, con molto, però a me piace che il paese di Anghiari, quando vengono specialmente gente di fuori, venga ricordato come un paese bello, pulito, tenuto bene e che la gente sia accogliente.